Mi dispiace di averti abbandonato. A giudicare dagli applausi che ha ricevuto oggi, avanza a grandi passi verso un premio, Pietà, il nuovo film del regista coreano beniamino dei festival Kim Ki-duk. La storia di uno strozzino dal cuore di pietra, feroce con chi non restituisce il denaro prestato, sinché una donna, che si presenta come la madre persa da bambino, non cambia la sua prospettiva. Naturalmente le cose non stanno così, ma dietro la vendetta, la visione globale è di speranza. Il motore della storia è il denaro, ma il mio cinema non vuole ridursi a questo. Faccio film che raccontino la verità e la realtà nascoste dentro ognuno di noi. Il cinema può avere una funzione curativa e in qualche modo di redenzione delle nostre colpe e debolezze. Insomma, un cinema dalla parte dell'uomo, come quello di Ken Loach, il regista di Sweet 16 e Bread and Roses, da sempre attento al mondo proletario e operaio, che oggi ha ricevuto il premio Bresson, promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura e delle Comunicazioni Sociali, dalle mani del patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Io penso che tutte le realtà, e quindi anche quella del cinema, sia chiamata a andare oltre gli stereotipi. Quindi oltre quelle che sono certe immagini, forse create anche da certi media, dell'uomo, per andare a recuperare un po' la realtà concreta dell'uomo. Mi sembra che l'impegno del regista Loach sia proprio su questa linea. Uscendo dalla retorica di un mondo di vincitori, il cinema, aggiunto il patriarca, diventa il modo per posare lo sguardo sui perdenti della vita, volti e vicende che mostrano una possibilità di redenzione e di riscatto anche in una prospettiva teologica.